dire, inaugurata la sede elettorale qua in Corso Torino. Sì, certo, è stato molto bello perché tanti cittadini, mi ha fatto veramente piacere, mi hanno fatto onore, si sono presentati al nostro invito, al mio invito, ma in modo particolare all'invito della mia squadra di venire a gustare un aperitivo con noi. Abbiamo voluto in questo modo molto semplice inaugurare, aprire la campagna elettorale, inaugurare la sede, far vedere ai cittadini qual è la nostra sede, una sede centrale, un punto di riferimento per i cittadini in questi due mesi dove potranno venire, confrontarsi, presentare le loro idee e magari vedere quelle che sono le nostre, il nostro programma elettorale. Ho detto alcune cose ma non ho voluto rappresentare quello che sarà il nostro programma perché lo vorrei fare con più calma in un altro momento, perché tante sono le idee nuove che abbiamo inserito nel programma, ma una cosa ho detto ed è quella che mi fa piacere ribadire, è che è quella che come in questi anni di lavoro fatto, un lavoro duro, un lavoro impegnativo, un lavoro che a volte non ha dato quella visibilità che magari in altre occasioni poteva anche dare, però penso che alla fine i risultati si sono visti, naturalmente con i limiti che tutte le amministrazioni possono avere anche dal punto di vista economico e ben sapendo che ogni cosa è migliorabile, però devo dire che l'impegno non l'abbiamo lesinato ed è quello che vogliamo fare, rassicurare i cittadini che lavoreremo con lo stesso impegno anche nei prossimi anni. Dicevo, una cosa che ho detto in modo particolare che sarà appunto centrale del nostro programma è che quella che l'attenzione particolare sarà rivolta al benessere dei cittadini, al benessere a 360 gradi, dove nessuno in città si debba sentire escluso. Noi vogliamo che tutti abbiano pari dignità e tutti abbiano le stesse possibilità. Naturalmente l'obiettivo è quello di costruire una Rivarolo a misura d'uomo, una Rivarolo in cui si viva bene, una Rivarolo che abbia anche un punto che migliori quello che già è il punto di riferimento per un intero territorio. Questo è il nostro obiettivo, lo stiamo facendo, lo stiamo costruendo, abbiamo iniziato, buttato le basi per farlo, io penso che i prossimi 5 anni siano determinanti e definitivi perché queste basi diventino realtà e Rivarolo possa essere veramente un punto di riferimento per tutti, ma un punto di riferimento dove i cittadini stessi di Rivarolo si sentano veramente felici e contenti di vivere in questa città. La lista con tutti i candidati, con la squadra che sarà formata di alcuni elementi che già facevano parte dell'amministrazione che è in scadenza ed altri molti nuovi soggetti sarà presentata martedì 23 alle ore 21 all'Hotel Rivarolo.